l'unico che ha passato il turno sei tu, Thomas Paolo, perché la giuria ti ha scelto come primo. Leggo la classifica dal basso per quanto riguarda il canto. La persona meno votata, e perciò ci abbandona per questo gioco, è Veronica. Il secondo posto per il pubblico è stato raggiunto da Alice Gallo. Il primo, pertanto, è quello nuovamente di Thomas Paolo. Va da sé che Thomas Paolo, scelto dal pubblico e dalla giuria, passa di diritto, ma passa anche Alice. Quindi complimenti Alice, sei il secondo nome scelto dal pubblico. Vediamo il ballo, appropinquatevi più in mezzo, ragazze, scusate. Ok. La seconda più votata è stata Carlotta Giromini. Vince per il pubblico e si aggiudica il passaggio Giulia Musso. Passa il turno e torna il 13 di maggio nella serata leggendaria. I Mix and Jam. Si salva e torna tra due settimane Mora. Passa il turno e ricordo, questa non è una classifica. Tania. Si salva per vostra decisione unita ai punti dati dalla giuria esterna. Federica. Si salva e non passa per il ballottaggio Silvia. Passa e si ripresenta alla terza serata, quella che vedrà l'entrata in gara di un nuovo elemento di canto ed uno di ballo. Kiki. Passa il turno, non passando, scusate il gioco di parole, per il ballottaggio Roberta. Si salva e tornerà con noi tra due settimane esatte Giorgia. Ma il pubblico ha deciso, insieme alla giuria esterna, che a salvarsi sarai proprio tu, Fabio. Fabio, sei salvo. Cambio di buste e io introduco il ballo sul palco. Prima manche. Si salva e torna il 13 di maggio scongiurando il ballottaggio The Space Between Us. Si salva e va avanti Alessia. Alessia del Grattavanti. Non va in ballottaggio e prosegue il suo percorso netto Mac e Pulce. Uno dei tre nomi, quello che vado a leggere adesso, è salvo ed è il nome di Alessandra. Avanza e prosegue andando al 13 di maggio per vostra decisione Marta. Marta avanti. Passa il turno e va avanti The Tappers. Torna e si salva Cristina. Va avanti senza passare per il ballottaggio Debora. Passa e torna il 13 di maggio
Alice. Alice salva. Let the sky fall when it crumbles. We will stand face to face. Let the sky fall. Amore, non mi provocare. E arriverò fino alla fine di te. Il mio voto è in dubbio, nel senso che Sergio fa parte della mia squadra. Un paio di considerazioni per entrambi. Io li trovo, innanzitutto, come hai detto giustamente, tanto che vogliamo degli uomini in gara, ma a quanto pare purtroppo stasera dovremo perderne un altro. E sono tutti e due bravi, sono tutti e due che riescono ad avere un controllo, una tecnica, anche se sono due stili completamente diversi. Quello che penso di Raffaele l'ho già detto, nel senso che mi piace molto, mi piace il fatto che abbia la capacità di fare delle cose molto particolari. Forse al pubblico questo non è piaciuto, senza il forse, nel senso che purtroppo è andata così. Però questa è la tua strada, questo è quello che vuoi fare, e apprezzo il fatto che tu continui a farlo. Sergio fa parte della mia squadra, e come dicevo questa sera, e ha detto anche Ricky, forse abbiamo esagerato con il pezzo, però apprezzo molto che anche lui continui a fare quello che voglia fare. Questo era un pezzo che sentiva, che ha preparato, è andato anche in crisi, ci siamo sentiti, gli ho detto porta a termine questa cosa e l'ha fatto. Quindi ovviamente il mio voto va per lui perché fa parte della mia squadra, e in bocca al lupo a tutti. Ok, un'eliminazione per Raffaele. Stefano. Il voto mio è facile, voto Pepe, grazie. Ok, molto veloce Stefano, senza dilungarsi, un'eliminazione a testa. Anna. Voto Sergio. Aspetta, elimini o salvi? Salvo Sergio. Motivazione. Mi piace più il suo timbro e credo debba andare avanti lui. Ok, due eliminazioni per Raffaele contro una. Ricky, sei decisivo. Sì, allora, sì, giustamente io ho detto che i maschi evidentemente non arrivano. Ribadisco un concetto che ho ribadito l'altra sera, un ballottaggio che trovo giusto a metà, anche stasera, per i miei gusti, ovviamente, per il mio voto. Dunque, la questione è questa, sono due stili completamente diversi. Io do i voti a tutti perché così meno, diciamo, reso conto di puntata in puntata per poi quando si andrà avanti. La difficoltà di scegliere i pezzi e farli arrivare al pubblico è direttamente proporzionale, quindi in questo caso abbiamo avuto un pezzo cantato, a mio modo di vedere, bene, che però non è arrivato al pubblico nel suo genere, è un pezzo cantato non bene, un po' meno bene, che però avrebbe potuto arrivare un po' più al pubblico. Stringendo, venendo al sodo, io salvo Raffaele. Vi spiego perché. Perché il suo timbro in Skyfall non ha niente a che vedere con i timbri che sono qua quest'anno, ed è una roba che a me personalmente piace. Poi che porti avanti il suo genere e questo non arriva al pubblico, noi siamo qua apposta, magari 100 persone la pensano al contrario di me e io ho un voto e dico questo. Resta il fatto che io, ovviamente, è una premessa che volevo fare, per me siete tutti sullo stesso piano, quindi cioè, magari con qualcuno parlo di più, con qualcuno di meno, ma si sta qua a giudicare, oggi ci sono io, domani ci siete voi che mi dite se sono vestito come uno scemo o meno, quindi non fa differenza. Detto questo, faccio i complimenti a Sergio perché comunque nella prima puntata ha dato dimostrazione di essere un bravissimo cantante, che stasera a mio modo di vedere non è riuscito a confermare. Quindi salvo Raffaele, toccherà la giuria esterna a questo punto. Molto chiaro Ricky, due pari, andiamo in giuria esterna. Silvano, partiamo da te, vi convochiamo là dietro per guadagnare un pochino di tempo già tutti e tre. Attenzione perché da voi uscirà per forza un nome. Avrete fatto le vostre valutazioni, Federica le può fare su almeno tre ascolti se non erro, due certamente, ma credo tre anche i provini, e invece gli altri due
ascoltano per la prima volta e valutano quello che hanno visto in serata. Silvano. Prova, ok. Io salvo Raffaele. Ce lo puoi motivare, Silvano, scusa, ma lo chiedo a tutti. Sì, nel senso è particolare il suo stile così, però mi ha emozionato sia prima che adesso anche nel pezzo a cappella. Ok, 3 eliminazioni per Sergio, 2. Pam? Io salvo Sergio, perché credo che abbia un buon timbro e deve farsi conoscere con altri pezzi, secondo me. 3 pari, sei decisivissima, Federica. Fantastico, io vado sempre al ballottaggio, non mi evitare più, grazie. È difficilissimo, perché Raffaele è un genere che io conosco poco e che forse faccio parte di quella parte del pubblico che ha difficoltà ad apprezzare. E chiaramente mi è molto più familiare il genere di Sergio. Però sentendoli questa sera devo dire che forse mi è sembrato più dentro il pezzo, non perché abbia scelto Whitney Houston, ma perché proprio come modo di eseguirlo l'ho sentito più suo e anche tecnicamente meglio ho sentito più Raffaele. Quindi io salvo Raffaele. Federica salva Raffaele, all'ultimo voto Raffaele la scampa di nuovo. Complimenti. Sergio, ora il palco è tuo. Raffaele, ci vediamo il 13 maggio. Un grande applauso a questo ragazzo. Grazie. Probabilmente è uscito prematuramente come Mattia. I was a hot, more money, I want your money, I want more money, I want your money. More money, I want your money, I want more money, I want your money. If I want fuck, I'm gonna fuck him. But if he ain't got a buck, I won't cuff him. Clipped wings, I was a broken thing. Had a voice, had a voice, but I could not sing. You'd want me down. I struggled on the ground. Allora, tutte e due siete bravissime. Io, per una questione di gusto, per quello che mi ha trasmesso adesso l'esibizione, non volermene Liliana, scelgo Cecilia. Brava Cecilia. Salvi Cecilia, elimini Liliana. Un'eliminazione per Liliana. Francesca. Allora, io ho preferito entrambe al ballottaggio perché nel pezzo che avete portato prima, secondo me, non eravate appieno voi stesse, cioè non vi rispecchiavano. E invece qui ho visto quello che potete fare davvero e devo scegliere qualcuno, quindi nonostante per me siate quasi sullo stesso piano, salvo Cecilia. Francesca salva Cecilia, 2 eliminazioni per Liliana. Slaveia, potresti già essere decisiva. Oh, sì. Sì, davvero, ha ragione Francesca. Adesso queste esibizioni qua hanno quasi capovolto quello che abbiamo pensato prima. Infatti erano piene di carisma, di voglia di vincere, erano mordaci per tutte e due. E avete espresso anche la vostra anima con questi due pezzi. Davvero anche per me è molto deciso, molto difficile decidere. Voglio fare un piccolo appunto a Liliana, già l'altra volta volevo farlo. Presta attenzione alla scelta dei costumi e se vuoi poi in privata sede ti spiegherò perché. A questo punto io scelgo lei perché comunque apprezzo moltissimo anche il pezzo di prima che ha cercato di portare il carattere in tema con la serata ed è una cosa che in parecchi concorrenti questa sera mi è mancata. Quindi salvi Liliana. Salvo Liliana, okay. Sì. 2 eliminazioni per Liliana, 1 per Cecilia. Lorenza. Ok, 2 spiriti completamente diversi, gli opposti. Siete 2 persone meravigliose che mettono passione e cuore sul palco in 2 modi completamente differenti. E nella mia scelta ho consultato Aisha, perché comunque è il vostro giudice e non avendo lei visto questa esibizione di stasera non può capire quello che abbiamo vissuto, però comunque lei ha un'idea generale di voi, ok? Quello che posso dire e consigliare a tutti i concorrenti è di dare il massimo anche nelle esibizioni della serata e non solo al ballottaggio spaccare,
perché è evidente che voi adesso avete spaccato, vi siete emozionate anche durante l'esibizione stessa, ok? Sono arrivata alla mia conclusione, non me ne voglio, cioè è difficile, però salvo Cecilia. Lorenza salva Cecilia e non manda in giuria esterna. Cecilia, ci rivediamo tra 2 settimane alla serata leggendaria. Liliana, un abbraccio a Liliana. Spiaceva, come pensa Cecilia, questo scontro in famiglia, questa piccola famiglia che si è creata. Vieni Liliana, un bel applauso per Liliana, per favore. La dimostrazione della voglia di ballare, si vede, vince alla grande quando è sul palco. Grazie, grazie mille. Grazie a tutti. Vi saluto, spero di rivedervi il 13 di maggio, vi ripeto che se volete potete già prenotare i vostri posti. Vi saluto come sempre, buonanotte a tutti e chi non viene da Suppi è un infamone. And I want to be mine.